Ciao a tutti, come vedete siamo stati invitati all'anteprima dei Sei Fratelli, film in uscita il 1° maggio di Simone Godano. Ci hanno anche invitato alla conferenza stampa, ecco cosa ci hanno raccontato. Dico una banalità, però così rompiamo un po' il ghiaccio. Io abito a Via Godirisi, nella Via Deluxe, e prendo la macchina per venire qua, perché uno entra in questo cinema, vede un film e vive quell'esperienza che è realmente quella per cui è stata numerosissima, alla quale però sono famiglie fondamentalmente nutrite da conflitti, tensioni, segreti, cose non dette. E questa, io che vengo da un nucleo familiare, qua c'è mio fratello e due genitori che non sono qua, ma un nucleo molto classico, mi sono reso conto di quanto fosse interessante addentrarsi in un mondo così, perché fondamentalmente quella che mette in scena è una famiglia di persone non realizzate, fondamentalmente credo sole in qualche maniera, anche se vivono in un carcassone di quattro madri, un padre, sei fratelli, fratelli del fratello. Ad esempio una frase che in questi giorni racconto, quando racconto il film ai miei amici, mi dicono: ah, io la sorella di mia sorella, ecco, questa è una frase che a me colpisce moltissimo, cioè la sorella di mia sorella adesso è diventato un nuovo elemento familiare. E quello che voglio dire è che la cosa più interessante secondo me questo è un film di rapporti umani universali, cioè a me mi piaceva addentrarmi nell'umanità di questi personaggi, di farlo. È un film che sta in bilico tra scritto e non scritto, questa è una scelta che abbiamo fatto con Luca Monte, tra sentimenti nascosti ed espressi. Ma sì, quando Simone mi ha proposto il film, ho letto il copione e gli ho subito detto: ma c'è qualcosa di nuovo in questo film. Ed era sicuramente nella scrittura, c'è una specie di realismo, però all'interno di questo, proprio di questa peculiarità della messa in scena, che ho pensato che questo film avesse un valore. Che oggi un po' si sta rivalutando il concetto di famiglia, si sta pensando, sta nascendo anche forse grazie a Michela Murgia, no? Questa idea della famiglia che si sceglie, che non è necessariamente la famiglia biologica, l'importanza che si dà al legame familiare biologico, paragonato poi a quello che può nascere da adulti quando si cresce, quando ci si può scegliere in effetti, però questo film parla forse di questo, di quanto poi in effetti la famiglia biologica rimanga quella necessità di essere amati, quel desiderio di essere amati a prescindere da tutto, anche a prescindere da una nostra scelta, perché è difficile scegliere. Così dà uno spunto, dà un modo di riflettere su quello che è il nostro secolo in qualche modo, da dove deriviamo, e allo stesso tempo ci fa riflettere anche su una questione che è legata proprio alla distanza e la vicinanza. Comincio in italiano e dopo magari posso switch. Ma io ho un padre che ha 75 anni. Io sono il figlio unico della mia mamma, ma ho anche qualche sorelle così in Francia, o non lo so. Ho scoperto che avevo una sorella in 2016, una sorella di 50 anni. Mio papà è un po'... Io sono più prossimo di questa famiglia che della mia famiglia personale. È vero che in Francia è stato anche alla fine un'unione fantastica, e per me questo film è un'avventura umana fantastica, con persone fantastiche. Faccio un aneddoto carino.